Quando andiamo in simulazione ed è risultato perché o le sollecitazioni sono troppo grosse o la figura è troppo snella, avete visto che vi dà l'errore grandi spostamenti. Perché vi dà l'errore grandi spostamenti? Perché tutte le equazioni che noi abbiamo analizzato sfruttano, questo non ve l'ho mai specialmente detto. Cioè, quindi va proprio la situazione. Quindi, ripetendo, quando si va a fare uno studio di me in simulazione, può benissimo venire fuori degli spostamenti eccessivi. Perché? Perché nel concetto di Travis San Venant si considera gli effetti nella direzione prevalente, che è quella della lunghezza dell'albero. Non si considera gli effetti nella sezione ortogonale, cioè il tondo si parte dal presupposto che rimanga tondo. E nella realtà non è così. Perché quando un albero si deforma, il tondo diventa un'ellisse. Se va bene, però questo effetto chiamato effetto di Poisson nel concetto di San Venant non si utilizza. Quindi, se le deformazioni sono piccole, questo effetto è irrilevante e quindi non lo consideriamo. Ma se invece diventa lo spostamento di deformazioni grande, quindi la circonferenza diventa un'ellisse dove la differenza di diametro maggiore e minore dell'ellisse è entro una certa percentuale, la deformazione è rilevante. Se la deformazione è rilevante, salta il banco. Perché? Perché gli effetti di contrazione della sezione che generano altre sollecitazioni locali non le considero. Quindi sottostimo il problema. Vi torna? Cioè io in questo momento considero l'effetto una sezione ruota che ruotando si nasce delle sollecitazioni perché le fibre si distaccano per ruotare, ma rimangono nella circonferenza. Se poi si contraggono anche la fibra, oltre all'effetto di flessione, c'è anche l'effetto di contrazione della sezione. Mi torna? Che io trascuro. Chiaro? Quindi se è rilevante, trascuro una cosa rilevante. Ecco che mi dà l'errore. Perché mi suggerisce, guarda, tu stai guardando un'immagine di una simulazione sbagliata. Mi avverti. Addirittura, se questo spostamento diventa rilevante, non riesci più a far convergere la soluzione, perché chi ha pensato in metodo matematico, la soluzione la fa convergere, no? Quindi se gli si muove troppo, la soluzione gli converge. E quindi dà errore, non trova nemmeno il calcolo. Mi torna? Allora, entro un certo campo, questo effetto si può smorzare matematicamente, non concettualmente, perché concettualmente lui lavora con l'equazione di San Venant. E quindi quando lui ti dà, quando ora metti flag, grandi spostamenti, accetti la soluzione non sia precisa. Lo fai perché comunque vuoi vedere un andamento qualitativo, non quantitativo, cioè non vai a vedere il valore di sigma di rottura. Vai semplicemente a dire, bene, qual è la zona più sollecitata? Bene, lì ci lavoro, ma non vado a prendere il numero, vado a prendere il concetto. Vi torna? Mi seguite o no? La simulazione numerica è una delle cose più complesse che c'è. Perché si intreccia l'aspetto tecnologico, o meglio, l'aspetto concettuale e l'aspetto matematico. Quindi il simulatore va conosciuto bene. Ogni simulatore lavora in modo diverso. Quindi non esiste un concetto generale. Tant'è vero, dentro il simulatore, quando io metto grande smorzamento, chi ha fatto lo strumento di simulazione mette quelli che si chiamano smorzatori. Gli smorzatori non sono effetti reali, sono effetti artificiali per far convergere la soluzione. E quindi hanno un effetto rilevante anche su come la influenzano. E devo sapere quali sono e come la influenzano, se la voglio vedere in maniera analitica. Mi seguite? Quando era in nuova opinione la ricerca di sviluppo e si usava strumenti di simulazioni, ci si lavorava un anno prima di capire come usarli bene. Un anno su un progetto per capire il mondo. Quindi serve solo se voglio andare a raffinare la soluzione in una maniera esageratissima, ma se voglio cogliere il significato di un problema, non serve tutto questo mondo. Chiaro? Tipo, effetto sismico su un appartamento, lì lo devo fare. Perché lì c'è un problema di sicurezza e c'è un problema di legge, me lo impone. Ma a livello nostro, il sistema meccanico molte volte è un approccio, come facciamo noi? No, l'approccio facciamo noi. Semplificato, schematizzato, ci dà un'idea ben precisa di quello che dobbiamo fare. L'utilizzo di manuale, che è la sintesi perfetta del sapere tecnico e del sapere reale. Che poi quello ci serve, è la sintesi. Non è che per fare una cosa ci vuole, ci posso stare un anno e mezzo a progettarla.
se non ha senso. Chiaro? Tornando a noi, quando vado a fare lo studio di simulazione, va bene? Nuovo studio, fo la simulazione, analisi statica, qui ce ne sono mille di analisi che posso fare. Vado qui, analisi statica, tasto destro, proprietà, e metto il flag su grande spostamento. E ho una maggiore tolleranza sul fatto della soluzione unverga, perché come piglio grandi sforzamenti, lui inserisce degli smorzatori artificiali che fa convergere la soluzione. Chiaramente questo smorzatore artificiale che inserisco sfalsa la soluzione a livello quantitativo. Però ve la mantiene a livello qualitativo per permettere comunque un'analisi della definizione dove sono le zone di maggiore sollecitazione. Ma cioè, non solo per scrivere artificiale, ma poi nella vita reale, Allora, nella vita no, reale, perché tu, c'è la quegli limite. effetti tu li ritieni irrilevanti, perché è una condizione limite e ti sei posto per capire te come ti puoi mettere. Se poi invece li ritieni irrilevanti, li devi risolvere in un altro modo. O raffini la shell, o modifichi la struttura dell'albero, eliminando le forme che ti portano a una deformazione. No, perché altro la forma della shell, la fa più fine, più raffinata, e quindi è più precisa. Ci mette più tempo a calcolare, ti porta via più risorse a livello hardware, perché molte volte per fare la soluzione ti può mettere anche una giornata. Ok? Questo è il concetto.